euroregione.news. Calendario a metà, cuore a pieno. Insieme al sindaco della città di Codroico, Fabio Marchetti, Flavio Nigris del Museo delle Moto Storiche di San Marco di Merito di Tomba ha presentato il calendario di quest'anno, anche se in ritardo causa pandemia, che ha il solo nobile scopo di raccogliere fondi per la ricerca sulle malattie rare e per far conoscere l'attività dell'associazione che vive di passione per le moto d'epoca. Qui nel Museo di Pietro Pitaro per una specie di presentazione per il calendario del 2022. Il calendario è stato realizzato qui nel museo, visto che a dicembre c'erano periodi che non si poteva incontrare, tutte queste cose qua sulla pandemia con questa situazione, abbiamo pensato di realizzare questa piccola presentazione in un periodo dove ci si trova più liberi e senza più mascherine per guardarci almeno in faccia. La presentazione del calendario è per far ammirare la collezione di vetri di tutto ciò che è in questo museo per i soci e gli sponsor che sono riusciti a realizzare, che mi danno una mano ogni anno nello svolgimento del calendario. Anche quest'anno la città di Codroipo ha voluto patrocinare questa bellissima iniziativa che si concretizza in un calendario che ogni anno cambia soggetto. Ringrazio quindi Flavio, ma con lui tutti gli amici dalle motos di una volta, per l'egregio lavoro che fanno di promozione del territorio e di promozione anche di un'arte tutta italiana unita alla bellezza, proprio per richiamare quest'arte particolare che è quella di fare gli oggetti motorizzati a due ruote, le due ruote italiane che hanno fatto la storia della motocicletta e anche dello scooter nel mondo, che vengono riprodotte con consuetudine in questo bellissimo calendario. Non è un caso che il 2022 sia l'anno legato anche alle malattie rare, perché nel fondo ogni anno del calendario vedete, oggi non è più tra noi, la figura di un malato di malattie rare, David Mestroni, che è mancato purtroppo 3 anni fa e che ha avuto sempre una dedica particolare nel cuore di tutti noi, ma soprattutto in chi ha preso questo calendario e ha voluto fare una donazione proprio per la ricerca contro le malattie rare, per la malattia rara e contro le stesse, per debellarle. Il Museo del Vino quest'oggi avrà modo di essere visitato dai soci, dagli amici delle moto di rivolte, e avranno essi modo di vedere quello che è una delle eccellenze del Friuli Venezia Giulia, è anche un unicum in tutta Italia, perché una collezione del genere, pur essendo privata, merita soprattutto una visita e una sosta in quel di Codroipo. Quindi oltremodo ringraziamo Flavio e tutti gli amici dagli Motos di una volta per aver scelto questa bellissima località come soggetto principale del calendario 2022. Da Codroipo per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news.